Ok, calma, calma. Allora, sono andato a portare a passeggio il cane, torno e sul gruppo Telegram mi viene inviata questa. Signori miei, questa foto è stata scattata in un negozio giapponese di videogiochi e queste due immagini sono state accostate a Pokémon Sole e Luna in questo cartellone promozionale, sembrerebbe. Ora io non so il giapponese, quindi non saprei, ma ragazzi... C'è un nuovo Pokémon che mi ricorda tantissimo, non so perché, Dottor Eggman di Sonic, non so se qualcuno lo ha presente, sembra ispirato a lui, ma ragazzi, cosa vedo? Mega Lugia. Ora, se questa cosa qua non fosse un fake clamoroso, ma fosse sostenuta da delle fonti reali, questo potrebbe significare che la mia teoria, che poi non è mia, la teoria che ho trovato e che ho rielaborato e che ho sempre sostenuto, aggiungendoci sempre nuove robe, potrebbe veramente diventare realtà. La teoria della nuova Johto, la teoria secondo la quale Alola è connessa a Kalos come Johto era connessa a Kanto. Tutto ciò per il 20° anniversario dei Pokémon. E questa sorta di Mega Lugia, che potrebbe essere anche un archeo risveglio volendo, mi fa pensare che forse ci siamo. Forse tutto ciò verrà confermato una volta per tutte. Una volta per tutte, sono emozionato, se mi impappino è per questo, perché ragazzi, oddio, Mega Lugia, ditemi cosa ne pensate. Tra l'altro quel Pokémon lì, essendo che Marshadow era stato pensato come un fuoco buio, ci azzeccherebbe in pieno. Ok che è bruttissimo e che non ha niente a che vedere con l'eclissi come si pensava, quindi non lo so, però ci potrebbe stare volendo. Ragazzi, ditemi cosa ne pensate. In mezzo a quel Pokémon lì, tra l'altro, vedo un cristallo che mi ricorda quello delle mosse Z. Ah, e tra l'altro arriverà a breve un video sopra quelle. Ma ragazzi, io non lo so. Scrivetemi nei commenti cosa ne pensate. E niente, noi ci becchiamo domani con un prossimo video. Mamma mia.